Allora, oggi uno spazio un po' particolare, parleremo di laboratori di poesia nelle scuole, un fenomeno che si va estendendo, non so se crescendo con numeri importanti, ma insomma sempre più istituti superiori prendono in considerazione nei loro corsi extra scolastici, diciamo così, proprio questi momenti di laboratorio sulla poesia. Ne parliamo con la professoressa Rosaria Di Donato, che a Roma, presso il liceo Socrate, gestisce appunto uno di questi laboratori. Buonasera Rosaria. Buonasera. Allora, Rosaria, innanzitutto parlaci un po' di come è nata quest'idea, soprattutto che risultati sta dando. Ormai sei alla tua seconda esperienza e sicuramente possiamo in qualche modo fare un bilancio. Sì, l'idea è nata dal fatto che io amo la poesia e la leggo, la scrivo oramai da molti anni e frequento molti amici poeti e sono in contatto con altri poeti contemporanei che non sono di Roma, ma insomma sono in contatto sul web. E allora, diciamo, da questo grande amore per la poesia è nato il desiderio, sia in passato che in questi ultimi anni, di realizzare un laboratorio di scrittura creativa con gli studenti. Noi non ci dedichiamo solo alla poesia, ma anche alle videopoesie e alle poesie canzoni, perché i ragazzi amano la musica, amano esprimersi, esternare il loro mondo interiore, e quindi, diciamo, in mezzo a loro trovo un terreno fertile per coltivare la parola, ecco, la parola artistica, la parola creativa. Non scriviamo la prosa perché richiederebbe altre tecniche, più tempo, ma insomma ci dedichiamo alla poesia, ecco, successo, mi pare. Poi daremo indicazioni appunto su dove andare ad ascoltare queste poesie, canzoni, insomma è un laboratorio davvero molto prolifico, un laboratorio che ci dice sostanzialmente che sì, è vero, esiste l'intuizione, esiste l'ispirazione, però alcune tecniche di base si possono sicuramente comunicare, si possono, passami il termine Rosaria, insegnare. Sì, certo. Certo, la poesia di per sé non si insegna, come tutte le arti te la devi sentire dentro, devi avere un po' un talento, no? La volontà di maneggiare le parole, un po' come un artigiano, però diciamo che i ragazzi danno una risposta molto viva, molto attenta a questo, reagiscono con piacere, perché noi all'inizio ogni anno facciamo sempre dei giochi di parole e io in questo mi rifaccio ai draghi logopei, che è proprio l'anagramma di giochi di parole, sì, di una professoressa che ha insegnato negli anni 82-85 sul Lago d'Orta, e poi da questa sua esperienza di laboratorio di giochi di parole ha tratto un libro che si chiama appunto I draghi logopei, la professoressa, la collega Ersilia Zamponi, e questo libro è famoso perché è pubblicato da Einaudi. E insomma con i ragazzi noi impariamo a fare l'anagramma intanto del nome. Per esempio Paolo Ripamonti può diventare Parla Topino Mio, oppure l'anagramma dei proverbi, gli acrostici, insomma tutti i giochi di parole. E mi ispiro anche ai versi del Senso Perso di Toti Scialoia. Diciamo, ci dedichiamo alle filastrocche, alle cose, diciamo, che linguisticamente possono sapientemente combinate dare un risultato efficace, giocoso, un po' alla Gianni Rodari, diciamo, ma non ci impegniamo tanto nel concettuale, perché questo non è importante per la poesia, insomma. Certo che esplorando la valenza delle parole, il potere esplosivo delle parole, poi indaghiamo un po' anche i meandri della coscienza, insomma, scaviamo un po' anche dentro di noi. Però questo ai ragazzi, come dicevo, piace, risulta facile perché loro sono ricchi dentro, insomma, e quindi si trova un terreno fertile.
Soprattutto c'è un punto da mettere in evidenza, e cioè in un'epoca in cui il linguaggio viene continuamente consunto dall'uso che ne fanno i mass media, forse tornare a giocare con il linguaggio, scoprendo, come dici tu, comunque un senso nuovo e un momento di riflessione, diventa molto utile. È come se al linguaggio si desse un'altra potenza, un'altra occasione di vivere sotto altre spoglie migliori. E certo, perché noi purtroppo oggi assistiamo a un abuso delle parole, no? In televisione, anche nelle varie chat, un abuso, un disuso, no? Perché scriviamo in modo scorretto per essere veloci, ripetiamo frasi fatte, ci fermiamo dentro i famosi mi piace, non mi piace, no? Dei social network. Invece riscoprire il potenziale di comunicazione delle parole, di apertura di mondi che si possono significare, no? Poche, una manciata di parole, poche parole, non è necessario fare dei lunghi discorsi, insomma la poesia ci insegna questo, vuol dire imparare nuovamente a comunicare, a cercare il dialogo con l'altro, a tirare fuori cose originali, magari semplici, le nostre cose, però originali, e quindi certo è una riscoperta della lingua, del pensiero, dello stare insieme, insomma noi bandiamo un po' i poeti solitari nel loro mondo, no? Che si ripiegano su loro stessi, ma coltiviamo la poesia per comunicare, ecco, a più livelli, più che altro per essere originali. Poi, insomma, certo, quello che viene viene, però i risultati a volte non sono deludenti. Un altro punto importante, se affrontato soprattutto dall'angolazione delle parole, del linguaggio, è quello della commistione tra culture, tipico della nostra epoca e ancora di più in un ambito, quello della scuola, in cui queste culture vengono a contatto diretto, si confrontano quotidianamente. Non so se questo è anche un po' tra le corde dei vostri laboratori. Sì, certamente sì, perché intorno alla parola ruota tutto il nostro mondo, no? fin dall'antichità, e quindi dare importanza alla parola, pensare a quello che si dice, ascoltare il suono della parola vuol dire connettere come in una rete, ma più che in una rete, perché è una contaminazione che avviene immediatamente, no? È esplosiva, è sintetica, è più discipline, ma anche più realtà. E infatti noi intanto leggiamo anche e scriviamo anche nelle lingue straniere, perché abbiamo a scuola molti studenti stranieri, e quindi scriviamo in spagnolo. Addirittura ho fatto una scuola di haiku e una ragazza italiana però li ha scritti direttamente in giapponese, perché lei lo studia per conto suo. Insomma, tante lingue sudamericane. Leggiamo la poesia anche degli autori stranieri in inglese, in francese, insomma in tedesco, non sempre, ma appunto quando c'è un madrelingua che può tradurre così dal vivo, all'impronta, lo facciamo. Poi i nostri studenti sono abituati a leggere comunque la letteratura greca e latina, perché al classico si studia, insomma si connettono più lingue, più linguaggi, però anche, come dire, argomenti molto diversi tra loro, no? C'è chi ama introdurre una nozione di scienza nel testo poetico, chi scrive la poesia esistenziale, quindi con un risvolto filosofico, insomma è un laboratorio in cui si sperimenta un po' tutto, dal gioco, dalla musicalità ai contenuti, ecco. Certo, il contenuto principe di questi ragazzi adolescenti, insomma, che vanno dai 14 ai 18 anni, è l'amore. Molti scrivono d'amore, insomma, in più modi, con varie sfumature, però diciamo è un vivaio in cui sbocciano tante piantine, e a volte i frutti sono gradevoli, ecco, almeno il pubblico che ci viene ad ascoltare di tanto in tanto quando facciamo i reading rimane soddisfatto, rimane piacevolmente colpito dalla bellezza di questi lavori degli studenti. Beh, un vivaio della verbalizzazione che sicuramente
salva le giovani generazioni da espressioni magari attraverso la violenza o attraverso altri mezzi che effettivamente sono molto rarefatti proprio dal punto di vista della comunicazione. Tu prima facevi riferimento appunto agli SMS piuttosto che ai vari post su Facebook, non so, per esempio le faccine o anche il linguaggio iconografico che è sicuramente affascinante ma ha dei limiti rispetto alle potenzialità di comunicare con l'altro. Allora io volevo farti l'ultima domanda cercando un po' il tuo conforto, e cioè se la poesia possiamo dire che sta prendendo piede tra i giovani e si apre e forse c'è la possibilità di aprire una stagione nuova. Penso proprio di sì, perché diciamo la poesia è anche per coloro che hanno il tempo da dedicarci, il tempo da investirci, e quindi i ragazzi sono ancora appunto ricchi dentro, pieni di idee, vibranti dal punto di vista sentimentale, appassionati del mondo, ecco, del mondo che li circonda. Quindi direi che i giovani come gli anziani sicuramente si possono dedicare alla poesia e alla filosofia. No? Come diceva Platone, questo è il loro tempo migliore per coltivare queste passioni, che sono al tempo stesso come dire liriche e però anche intellettuali, anche di pensiero, perché intorno alla parola c'è sempre un pensiero, no? Che viene ritrovato, viene proposto, viene ideato, eccetera eccetera. Allora sicuramente sì, diciamo per i ragazzi si apre una stagione che merita di essere coltivata e seguita, ecco, io do loro degli input, ma poi è come se dessi loro una parete da dipingere, gli do i colori e poi dopo loro ti fanno un murales enorme, insomma. Certo. Quindi basta dare l'inizio, poi sono corde vibranti i giovani, come ho detto. Dunque io vorrei cogliere questa occasione per dire che a Roma si sta per formare una rete delle edicole organizzata, quindi possiamo poi magari studiare insieme dei momenti pubblici di questo laboratorio proprio attraverso le edicole, fare in modo appunto che i giovani portino, scusa, la loro parola in pubblico, quindi come risultato del loro lavoro, e che possano incontrare il pubblico proprio nelle edicole. Certamente, noi abbiamo già i nostri momenti di incontro con il pubblico, perché siamo abituati a fare dei reading poi in cui esponiamo i nostri lavori di parola e anche multimediali, come dicevo all'inizio, e vi invitiamo già al nostro reading, diciamo, di fine anno del laboratorio, che sarà il 18 maggio. Sì. Alle ore 18 alla biblioteca Moby Dick alla Garbatella, che è vicina alla nostra scuola e già l'anno scorso ci ha ospitato. E vi invitiamo intanto a questo reading, però preciso che noi di tanto in tanto facciamo dei reading anche nella nostra scuola, insomma non scriviamo solo per noi stessi, ecco, amiamo il confronto e soprattutto l'oralità della poesia, non è solo da scrivere ma anche da leggere in pubblico, da cantare, così come era le origini proprio, no? Che era per la gente, insomma, la parola poetica. Certo. Si apre un altro grande capitolo di confronto, magari lo affrontiamo in un'altra occasione. Per il momento noi ti ringraziamo e a risentirci a presto. Va bene, grazie a te Fabio e in bocca al lupo con la radio. Arrivederci. Ciao.